Buongiorno a tutti. In questo delicato periodo di emergenza sanitaria abbiamo realizzato per voi un breve tutorial che vi consentirà di mettervi alla guida della vostra nuova Jeep Compass in sicurezza. Avviciniamoci alla vettura. La Jeep Compass è dotata, per quanto riguarda l'ingresso della vettura, oltre al telecomando, anche del keyless, che ci consentirà sia l'apertura che la chiusura tramite maniglia esterna. Appoggiamo la mano qui all'interno della maniglia, possiamo aprire la vettura, pulsantino esterno per chiuderla. Aprendo la portiera del guidatore troveremo la pulsantiera che ci consentirà di aprire e chiudere gli alzacristalli elettrici e la regolazione anche degli specchi esterni. Sulla plancia cruscotto è ben accessibile anche la manopola per l'accensione delle luci e quindi anabbaglianti, posizioni e automatico. Per quanto riguarda invece il volante, abbiamo direttamente sulla parte sinistra un accesso dei comandi che ci consentirà automaticamente di entrare proprio nell'anima della vettura e quindi andare a scoprire tutti i consumi della macchina, pressione pneumatici, quindi andremo direttamente sulla fase tecnica della vettura, anche per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, quali cruise control, airbag, attivazione e disattivazione. Per quanto riguarda invece l'autoradio, possiamo notare che abbiamo un display da 8,5 pollici touch dove andremo a gestire sia la configurazione Bluetooth per il telefono, possiamo configurare fino a 5 cellulari, la navigazione e allo stesso tempo eventualmente anche la gestione del climatizzatore. Ovviamente avremo sempre a disposizione tutta la pulsantiera. Ultima cosa, c'è anche la possibilità di avere il freno di stazionamento automatico, dove lo potremmo anche andare ad impostare qui direttamente sull'infotainment della radio, oppure svolgerlo tranquillamente in manuale. Quindi con un semplice clic all'insù attiviamo il freno di stazionamento. Per disattivarlo basterà semplicemente schiacciare all'ingiù e disattiveremo anche il freno di stazionamento.